Ha moglie e un figlio adolescente, da tempo si trova senza lavoro nonostante, dice lui, tante promesse. Oggi questo cinquantenne di origine napoletana, ma ad Arezzo da molto tempo, ci ha chiesto di poter lanciare attraverso i nostri schermi un appello che sia di esempio ed aiuto non soltanto a lui, ma anche a tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione. Sono andato in comune, ho parlato con una personalità, più di una volta mi aveva rinviato l'appuntamento al momento opportuno e mi dice: lavoro non ce n'è. E ho detto: a questo punto ditemi cosa devo fare, devo andare a rubare? Loro mi rispondono: no, ma non dire queste cose, almeno inseritemi una cooperativa, queste cooperative che io ho visto che puliscono le strade, l'ospedale. Dice: no, te non puoi partecipare perché sono persone che hanno dei problemi particolari. Scusate, io pure c'ho un problema, c'ho famiglia, non c'ho soldi, voglio lavorare. Mi hanno detto di no. Anche se devo pulire il gabinetto, scusate del tempo, per me non ci sono problemi. L'importante è che recupero la mia dignità che dall'anno scorso non ho persa. Io in casa mia non riesco più a trovare un po' la tranquillità, perché mi entra solamente 650 euro al mese di mia moglie con 5,50 di fitto, mi resta 150 euro. Io più di questo non so dire. Sono disposto pure a trasferirmi, ma l'importante è che riesco a portare qualcosa di soldi a casa. Io più di questo non so che fare.